Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La settimana scorsa ho caricato una ricetta low carb. Questa settimana caricherò tutta un'altra cosa, una ricetta con il contenuto, con la sostanza. Quelle ricette che piacciono a noi, che provengono dalla tradizione. Questa è una ricetta che arriva direttamente dal sole, dal mare, dal caldo, dall'estate, da una tradizione di una terra fantastica che è appunto la Sicilia. In questo video andremo a vedere come realizzare uno dei piatti della tradizione italiana più amati in tutto il mondo, ovvero la pasta alla norma. Andiamo a vedere gli ingredienti e come realizzarla. Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare questa ricetta sono melanzana, pomodori maturi, ricotta salata, spicchi d'aglio, cipolla rossa, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, sale, pepe e basilico fresco. Andiamo subito alla preparazione. Ok, perfetto, la prima cosa che vado a fare è quella di preparare la melanzana e metterla sotto sale per farle perdere un po' di succhi di vegetazione. Come faccio? Prima di tutto vado a rimuovere la parte finale della melanzana, questa qua. Adesso ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi lascia la buccia, c'è chi non la lascia, io la lascio perché mi piace il colore nero all'interno della norma e anche la consistenza della buccia della melanzana fritta. Applico un taglio al centro in questo modo e la taglio di lungo. Taglio la parte superiore, cerco quindi di ottenere una fetta tutta dello stesso spessore, poi la taglio a strisce così. Dopo aver fatto questo lavoro taglio a cubotti così. Tagliamo la nostra melanzana quindi a cubotti, cercando di tenerli più o meno regolari, anche se alcuni saranno più grandi, altri saranno più piccoli, ma non è un problema perché vogliamo anche la rusticità all'interno del nostro piatto. E una melanzana, si sa, non è regolare, quindi bisognerebbe scartare parecchio per tagliare tutti i cubi della stessa dimensione. Adesso andiamo a fare un lavoro molto semplice. Prendiamo del sale, io uso il sale fino, le melanzane che abbiamo tagliato a cubotti e uno scolapasta. Che facciamo? Mettiamo delle melanzane sulla base dello scolapasta in questo modo e aggiungiamo del sale. Facciamo un altro strato. Adesso, per facilitare e velocizzare il processo, mettiamo un piatto e poi un peso sulle nostre melanzane. In questo modo faciliteremo la fuoriuscita dell'acqua. Intanto che le melanzane perdono acqua, andiamo a preparare il sugo. La prima cosa che faccio è quella di sbucciare la mia cipolla rossa e vado a fare un trito veloce. Dopo aver fatto il trito con la cipolla vado a pulirmi l'aglio, quindi levo la camicia, lo taglio a metà, levo l'anima interna e vado subito in padella. Allora, fiamma medio-bassa, aggiungo l'olio d'oliva, vado con la cipolla rossa. La cipolla rossa non è parte della tradizione di questo piatto, ma io l'aggiungo lo stesso perché a me piace da morire all'interno della salsa di pomodoro e soprattutto vado ad evitare di aggiungere lo zucchero come molti fanno, perché ho già la dolcezza della cipolla, quindi non ho bisogno di aggiungere zucchero. Ci tengo a precisarlo, non fa parte della tradizione, della ricetta tradizionale, ma io la metto lo stesso. Libertà assoluta in cucina a tutti. Adesso aggiungo gli spicchi d'aglio e faccio rosolare lentamente. Deve andare piano, la cipolla si deve quasi sciogliere e l'aglio non deve bruciare. Pomodori li taglio con il coltello a serra per evitare di tagliarmi la mano. Levo il picciolo. Il pomodoro lo taglio in modo molto grossolano, in questo modo. Prima a metà, poi a quattro, poi mi ricavo dei pezzettoni. Io sconsiglio vivamente l'utilizzo del mini beamer per andare poi a creare la salsa. Prima di tutto per una questione che andiamo a frullare i semi, quindi rendiamo la salsa inevitabilmente amara, e poi perché andremo magari a far cambiare il colore alla salsa per colpa dell'acciaio, delle lame, che andrebbe a ossidare ulteriormente e quindi a far cambiare colore alla salsa. A questo punto trasferisco il pomodoro all'interno del wok. Adesso aumento la temperatura e la porto al massimo. Aggiusto di sale in modo che il pomodoro cacci ulteriore acqua di cottura e un po' di pepe. Prendo il mio bel basilico e vado all'interno.
abbondante basilico. Cioè il basilico deve veramente vedersi e sentirsi. La norma è un piatto che ha i colori dell'Italia, quindi mi raccomando, facciamoli vedere. Adesso giriamo, è arrivato a temperatura ed è il momento di abbassare un po' la temperatura, mettere il coperchio e far cuocere a temperatura medio-alta. Adesso andiamo a friggere le nostre melanzane. La prima cosa che vado a fare è quella di aggiungere l'olio di semi di girasole all'interno di una padella abbastanza capiente. Metto a temperatura massima e faccio arrivare più o meno la temperatura di 180-190 gradi. Andiamo a vedere le melanzane quanta acqua hanno perso in questi pochi minuti. Vedete? Abbiamo già dell'acqua di vegetazione nel piatto. Facciamogliene perdere un altro po' e poi andremo ad asciugarle con della carta assorbente e a friggerle. Ok, come possiamo vedere le melanzane hanno perso parecchia acqua. Adesso dobbiamo andarle a asciugare leggermente. Io non le sciacquo sotto l'acqua per levare il sale, per il semplice motivo che sciacquandole si inzuppano. La melanzana è come una spugna. Se io vado a sciacquarla adesso con l'acqua, aggiungo acqua all'interno della melanzana. Quindi andrò ad asciugarle nella carta assorbente in modo molto veloce. Un po' di acqua già l'hanno persa, quindi le avrò relativamente asciutte. Quindi le asciugo e poi le friggo. Ho preso della carta assorbente e vado a distribuire le melanzane sulla carta assorbente. E andiamo con dello Scottex a tamponarle, andiamo ad asciugarle. Per vedere se l'olio è a temperatura potete aiutarvi con uno stuzzicadente. Guardate, se fa questo lavoro, cioè che inizia a friggere, vuol dire che l'olio è pronto a temperatura, in caso non aveste un termometro da cucina. Adesso vado con la frittura. Guardate, in questo modo, belle croccanti, le trasferisco subito all'interno della carta oleata. Vi consiglio, quando friggete le melanzane, di metterne poche per volta, in modo che la temperatura dell'olio non si abbassi drasticamente, quindi troppo velocemente. Un piccolo consiglio che vi posso dare. Per cuocerle ci vorranno più o meno 2 minuti, non di più. Adesso finisco di cuocere queste melanzane e continueremo con la cottura del sugo. Mettiamo da parte l'olio. Questo è il risultato da vicino di come sono venute le melanzane. Le melanzane le andremo ad aggiungere alla fine, dopo aver trasferito la pasta all'interno del sugo, quindi proprio come parte finale della ricetta. Riportiamo il sugo sul fornello e facciamo cuocere un altro po'. Dopo aver fatto cuocere il sugo per circa 10-15 minuti, leviamo il tappo, aggiustiamo di sale. Mi raccomando, ricordatevi che le melanzane saranno leggermente salate, quindi dovete regolarvi un po' voi. Diamo una mescolata, alziamo la temperatura quasi al massimo e facciamo stringere leggermente. Ok, perfetto, il sugo ha strinto leggermente. La cosa che andremo a fare adesso, andremo ad utilizzare questo aggeggio che ultimamente è stato un po' dimenticato, diciamo, che è appunto il passaverdure o passatutto. Prendo un contenitore, appoggio l'oggetto malefico sul contenitore e vado a passare questa salsa di pomodoro. Io passo tutto, aggiungo pure l'aglio all'interno. Poi andiamo a fare questo lavoro. Cioè ragazzi, ma quanto è figo il passatutto! Non lo usavo da una vita, da quando stavo in Italia. Certo, forse questo, come dice la mia ragazza, è un po' brutto, però questo, come si dice dalle mie parti, questo passava il governo e questo ho trovato. Comunque ci siamo quasi. Andiamo a pulire il passatutto anche sotto. Perfetto. Trasferisco di nuovo questa salsa all'interno della pentola. Metto a temperatura massima e faccio stringere. Qua ho messo già a bollire l'acqua per la pasta perché siamo in pratica quasi pronti. Appena l'acqua arriva a bollore, sale grosso e andiamo con la pasta. Io ho scelto una mezza manica. Per questa ricetta tradizione vorrebbe le busiate, impossibili da trovare dove sto io, quindi ci accontenteremo della mezza manica. Guardate qua che spettacolo questo sugo. L'ho fatto stringere più o meno 5 minuti a temperatura alta. Adesso lo faccio uppidiare, come si dice da noi, e poi andrò a scolare la pasta e a trasferirla all'interno della salsa. Ok, ci siamo. Possiamo andare a scolare la nostra pasta e la trasferiamo nel nostro sugo. Alziamo a temperatura massima, facciamo stringere leggermente la salsa insieme all'amido della pasta. A questo punto aggiungiamo le melanzane. Perfetto. Adesso siamo pronti per impiattare.
Allora, impiattamento molto rustico. Cerchiamo di andare a fare un piatto da sud, così per non offendere nessuno. Ricotta salata. Ricotta salata come se piovesse. Giro d'olio Evo e basilico. Questo è il piatto terminato. Adesso andrò alla prova dell'assaggio. Siamo quindi giunti al termine di questo video. Io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se il canale vi piace, iscrivetevi e soprattutto supportatemi, perché ho notato che tra gli iscritti ci sono solo 2300 che hanno attivato le notifiche per il canale, quindi la campanella. Non vi costa niente, è gratis, quindi se volete supportarmi e darmi un aiuto davvero grande, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video che caricherò ogni settimana. Adesso andrò ad assaggiare questa norma. C'è un profumo pazzesco. Questa è una di quelle paste che ti lascia senza parole e che vuoi mangiare e speri che non finisca mai. Questa è proprio una di quelle ricette là. Mi raccomando, provate a farla anche voi. Io ho aggiunto la variante della cipolla rossa. Se non vi piace, non la mettete. Fatemi sapere nei commenti come vi è venuta e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!